Ciao a tutti, oggi vi farò vedere come si prepara la salsa cheddar per accompagnare patatine, nachos o hamburger. Prima di tutto, tagliate il vostro cheddar finemente, non utilizzate le sottilette perché non hanno assolutamente il gusto del cheddar. Io ne ho utilizzato circa 150 grammi, ma per chi volesse la salsa più formaggiosa ne può utilizzare anche 200. Ora in un pentolino mettete 25 g di burro e lasciatelo sciogliere. Successivamente unite un cucchiaio colmo di farina 00. Mescolate il tutto e iniziate a unire 125 ml di panna liquida da cucina. E successivamente 125 ml di latte intero. Unite un pizzico di paprika dolce, giusto per dare il colore alla salsa. Ora iniziate a unire il vostro cheddar, precedentemente tagliato, e continuate a mescolare a fiamma bassa. Lasciate addensare il tutto sempre sul fuoco. Io ho utilizzato questa salsa per guarnire nachos, basta metterli in forno per 5 minuti a 200 gradi e poi sfornate il tutto e condite abbondantemente con la salsa e gustate il tutto.